Buongiorno, signor Di Carlo. Buongiorno, signor procuratore. Buongiorno a lei. Intanto le faccio domande che riguardano la sua appartenenza a Cosa Nostra. Quindi, se intanto riferisce alla Corte se e quando lei ha fatto parte di Cosa Nostra, da quale momento e in quale famiglia. E allora, ho fatto parte di Cosa Nostra dal 1961 fino alla fine dell'82, nella famiglia di Altofonte, mandamento di San Giuseppe Ato. Vuole ricordare quando chi erano il rappresentante del mandamento nel corso della sua militanza in Cosa Nostra e quali cariche lei ha svolto all'interno della famiglia? E allora, come mandamento, io ho conosciuto un certo Di Maggio, zio del Bernardo Brusca, all'inizio anni 60, ma subito dopo il capomandamento è diventato, nel periodo della prima guerra di mafia, è diventato Antonino Salamone. E Antonino Salamone, pur restando capomandamento per tanto tempo, ha passato la carica a Bernardo Brusca, l'ultimo che io ho conosciuto. Sì, il mandamento era composto da quali famiglie? Il mandamento di San Giuseppe Ato era composto da Monreale, Altofonte, Piana dell'Albanese, San Giuseppe stesso, San Cioperrello e basta, perché ancora Camporeale apparteneva nella provincia di Trapani ai tempi, poi è passato a San Giuseppe. A San Giuseppe. Senta, lei che cariche ha ricoperto in famiglia? Se ha ricoperto cariche? Io per tantissimi anni sono stato un soldato semplice e dopo sono diventato consigliere, sottocapo e anche capo della famiglia di Altofonte. Suoi Quando prego. ero soldato comandavo più del capomandamento. Senta, ma non è questo ovviamente l'oggetto del processo, quindi riassumere in breve qual era l'oggetto della sua, di che cosa si occupava al tempo e quali erano i suoi referenti in Cosa Nostra e fuori. Ma sento la sua voce cupa, non mi arriva limpida, signor Procuratore. Allora, se sono così, se mi avvicino al microfono va meglio? Sì, un pochettino meglio, ecco. Allora, Le faccia, sì. le avevo chiesto, le ripeto la domanda, e cioè, che relazioni ha intrattenuto, con chi ha intrattenuto relazioni in Cosa Nostra e al di fuori di Cosa Nostra nel periodo in cui lei ha militato in questa nella famiglia di Altofonte. Ma a parte tutte, in relazione si hanno con tutte le persone di Cosa Nostra, di tutte le province della Sicilia, io avevo rapporti, ma a parte tutto avevo anche i miei lavori, perché ho avuto delle società, ho avuto un'azienda di trasporto per tutta l'Italia, ho avuto anche dei locali, avevo società per costruire. E avevo relazione con tutti. Nello stesso tempo, la mia amicizia da giovanissimo, proprio a 20 anni, nasce con i Colleonesi di Luciano Ligio e i suoi soldati, diciamo, che erano i giovani Bagarella, Calogero, Totuccio Riina, Bino Provenzano e altri, va bene, Peppino Ruffin, che si erano litigati tra di loro nella famiglia di Corleone, e c'era stata questa guerra interna e io conosco a loro in quel periodo proprio. Quindi Poi relazione nel tempo ho avuto con tante, perché poi sono diventato, ero già intimo dei Corleonesi, ma i Corleonesi che hanno poi preso potere, io c'ero vicino a Totuccio Riina di più perché erano latitante,
e avevo rapporti sia con Trapani, con Agrigento, Catania e tutto, eccetera, eccetera. Senta, lei ha detto che è stato a capo della famiglia, rappresentante della famiglia di Altofonte. Se, sì. se non ho capito, fino al 1982? No, uno dei carichi si può dimettere, di Cosa Nostra non si può dimettere. Ecco. Mi ero dimesso nel 79 di essere capofamiglia e poi fino all'82 ero un soldato semplice, ma un soldato semplice un po' analogo, come si dice, un po' anomalo. Differente, perché anomalo, perché dipendevo solo dalla commissione. Di Michele, che a quei tempi era Michele Greco, il capo della regione di Cosa Nostra, capo provincia e capo della regione, perché essendo stato per tanti anni, non solo per la carica di capofamiglia, ma intimo con Reina, intimo con tutti, che mi conoscevano tutti, avevo fatto tante riunioni, tante cose, prego tutto, mi hanno collocato da Michele Greco, che era a disposizione di Michele Greco per qualsiasi cosa si decideva nella commissione, come un segretario particolare, diciamo. Senta, ma lei a un certo punto ha avuto contrasti, problemi all'interno del mandamento con il rappresentante del mandamento o con altri uomini d'onore? No, a mia uscita, prima come mi sono dimesso perché non mi piaceva come stavano andando le cose al mio paese, poi avevo i miei fratelli che l'avevo fatto diventare nel 76, dopo 16 anni che io già c'ero, Cosa Nostra, l'avevo fatto diventare Cosa Nostra pure per evitare tante cose, e avevo contro pure perché c'era il Bagarella, che io lo chiamo faccia di Giuda, e mi metteva contro i fratelli, cose non mi piaceva come andavano le cose, mi ho voluto dimettere, non volevo responsabilità, e così mi hanno messo a disposizione di Michele Greco, perché Michele Greco già mi adoperava nel senso di informare le varie province, avevo organizzato nel 78 mi sembra, sì, o fine 77, avevo organizzato una riunione di tutti i mandamenti e di tutte le province, che questa rimane nella storia, che ne ha parlato anche Antonino Calderone, il collaboratore, e eravamo qualche 150 persone, avevo organizzato questa riunione, che si dovevano prendere delle decisioni sui catanesi. E allora avevano questa stima, perché ne avevo fatte tante di queste riunioni regionali, e Michele Greco mi ha voluto con lui, anche perché c'era un'amicizia di famiglia propria, a parte di Cosa Nostra, famiglia propria personale. Ho capito. Fino a, qual è l'ultima riunione regionale alla quale ha partecipato, di cui ha avuto sentore? Ma una di quelle regionali che non era regionale, veramente l'ultima propria era provinciale, e una degli ultimi proprio era la vigilia di Natale nel 1980, che già capivo come andavano le cose, infatti dopo 3 mesi hanno ammazzato a Stefano Bontate. Questa è stata l'ultima, ma già io ero latitante, perciò non mi difilavo un po'. Senta, lei quando viene arrestato? Io sono stato arrestato nel giugno del 1985 in Inghilterra, a Londra. Si trovava in Inghilterra per quale ragione? Ma in Inghilterra già c'avevo i miei interessi, dal 76 ero residente là non solo per dire residente perché avevo una casa, ma ero là che avevo passato residenza propria, mi ero iscritto anche al consolato, in regola come si suol dire, però ero sempre in Italia, viaggiavo.
E poi nell'82 ci sono rimasto di più residente. Lei ha detto che svolgeva un'attività lavorativa, che attività, di che cosa si trattava? Ma nella mia vita sempre ho avuto attività lavorative. In Inghilterra, mentre in quel periodo che ero là, avevo comprato un'agenzia viaggi, scambio e viaggi, e facevo un by bar, la chiamano, un bar che vendono anche vino e bevono. E avevo comprato una casa, era un piccolo hotel, 24 stanze aveva questo con Blackfest. Senta, in Inghilterra aveva contatti con uomini d'onore, con persone appartenenti a Cosa Nostra? In Inghilterra dopo ho avuto a che fare con i Caruana, ma li conoscevo dall'Italia, li conoscevo dalla Sicilia e poi ci frequentavamo a Roma mentre ero latitante, avevo a che fare con loro a Roma, perché loro erano residenti fuori, però avevano anche abitazione a Roma. I Caruana di Siculiana, intende dire? Di origine siculiana, origine di provincia Agrigento. Senta, quanto è rimasto nel carcere, quanto è rimasto in carcere in Inghilterra, per quale periodo? Dall'85 a fino al 96, quasi 11 anni e mezzo. Senta, vuole descrivere alla Corte la condizione, la sua condizione di detenuto nel carcere che di Fulsatton, forse? Ma veramente no, Fulsatton è stato uno degli ultimi, sono stati in altri prima. Sì, può spiegare qual era il trattamento, a quale trattamento era sottoposto come detenuto? E allora, in primo anno sono stato a Brixton è dentro Londra, è un carcere che è provvisorio. Dopo che ho avuto la condanna sono stato portato all'Ester in un castello. Si vede che ero abituato a avere a che fare con i castelli, allora mi hanno portato in un castello che sarebbe che c'era un reparto che, come chiamiamo noi in Italia, c'è 400 come quelle dove tengono i detenuti più pericolosi. I più pericolosi per l'Inghilterra erano dell'IRA, i terroristi dell'IRA, politici. E mi hanno portato là perché, come mi diceva il direttore, dice, non sapevano dove metterti perché mafia non capiscono che cos'è mafia, perché c'era scritto che era mafia e mafia. E allora ce li hanno messo qua. Ma io sono stato contento perché pure che doveva essere ristretto questo posto, ma il ristretto era solo sicurezza per non scappare, ma poi avevamo più libertà di tutti, nel senso che a poco ho fatto mettere il telefono, che si poteva telefonare con il gettone, si poteva anche cucinarsi per i fatti suoi, mangiare, biliardo per giocare, però solo che fuori era una gabbia, ma chissà con l'elicottero non ci potevano caricare perché già era successo questo e allora c'era tutta questa sicurezza, però c'era ampliamento di rapporti con l'esterno, diciamo così, perché avevamo una guardia che ci andava a fare la spesa. Senta, lei in questo periodo, cioè nel periodo della sua detenzione nella sua periodo di detenzione in Inghilterra, che si protrae fino al 96, ha avuto modo di avere contatti con appartenenti all'organizzazione Cosa Nostra? Ma sì, sempre. A parte i miei due fratelli. Ecco, no, che non erano... di cui Carlo non abbiamo parlato. Se vuole specificare chi erano i suoi fratelli e che ruolo, no. Se hanno avuto un ruolo in Cosa Nostra. Uno era Andrea, che mi aveva sostituito quando io mi sono dimesso di rappresentante, e l'altro era Giulio, che era il più vecchio, diciamo. Ecco, lei ha avuto contatti con personaggi appartenenti a Cosa Nostra, con i suoi fratelli e con altre persone che appartenenti a questa organizzazione in quel periodo? Sia con loro e sia con mio cugino Nino Gioè.
Nino Giovecchia, e questo l'avevo combinato io, in pace era Cosa Nostra, che l'avevo combinato io giovanissimo, perché era molto più giovane di noi, e nel 76 mi sembra. Dopo che è uscito dal carcere ci siamo cominciati a telefonare. Lui quando mi telefonava me lo passavano, perché diceva che era il mio avvocato, solicitore come dicono in inglese, era il mio solicitore, e allora me lo passavano e parlavamo così, ma sempre a mezze parole, per capirci, con i miei fratelli pure, ma poi mi venivano a trovare sia parente e tutto, perciò io comunicavo che se mandavo qualche biglietto, qualche cosa, non mi ricordo più così, e di salute e tutto. Senta, lei ha conoscenza se Nino Gioè ha mai avuto rapporti con i servizi segreti italiani o stranieri? Ma Nino Gioè qualsiasi cosa me la diceva, ma il primo a farci avere contatto sono stato io. Ecco, in che modo ce lo vuole descrivere? Ma ci sono due, tre, come dire, tre periodi dovrei specificare, perché servizio è tutta una parola, ma c'è che certo. Io conosco, posso? Prego, prego. Io vengo a conoscenza, a parte tutte avere rapporti là, perché c'era con me un arabo che era dei servizi segreti, lui di origine era palestinese, ma era stato tanto tempo addestrato in Libia, che a tempo di Gheddafi, che i palestinesi ci stavano, avevano il suo campo e le sue affari. E Mera dice, dopo che ha finito tutto il suo percorso in Libia, è stato aggregato in Siria come agente segreto, ed era quello che aveva cercato di fare cadere un aereo con 400 persone, con sono del paese là, ebreo, Israele, ecco, parliamo di Israele. E poi è finito, l'hanno arrestato dentro il consolato della Siria, e è finito assieme a me. C'è una buona conoscenza, una buona amicizia, abbiamo preso e abbiamo venivano a trovarlo persone, i suoi colleghi, dopo un po' di tempo, della, non so se erano siriani, comunque arabi, uno non va a chiedere di quale paese ero. E lui mi ci ha voluto presentare, tanto tempo, e questi si erano messi a disposizione che potevano fare tante cose per Cosa Nostra, che ci doveva essere ancora processo di Cosa Nostra, non so se c'era, dovevano essere appelle e cose, già il processo principale c'era stato. E allora ci ho detto, dice, facci incontrare con un tuo parente, cosa a Roma, chissà, possiamo adoperarci, perché avevano conoscenze e tutto. E così ci ho fatto incontrare a Nino Gioè. Questa è la prima. Siamo in che anno più o meno? Ma siamo nel 90-91. 90, mi sembra che era nel 90. Sì. E questa fu. Mentre poi, questa è la prima. Poi mio cugino mi dice per telefono, quando sono incontrate, non mi ricordo dove, in quale consolato erano entrate, se era libico o siriano, non mi ricordo più, e mi diceva, dice, sai come sono noi, ci sono pezzi grossi, possono qua, possono là, però poi ci ho detto stare attento, perché queste vedete che a vendette non ci vuole niente. Ma che cosa volessero e che cosa chiedessero l'ha saputo? Cioè Gioè gliel'ha fatto capire, no, o lei l'ha avuto modo di saperlo? A me mi ha fatto impressione solo che sapevano tutto dell'Italia, e sapevano tutto, e anche il dottore Falcone, che a quei tempi usciva ogni minuto nei giornali, sapevano tutto alla frequentazione del dottor Falcone, che era, dicono loro, quello mi ricordo, che era sempre dentro l'ambasciata americana.
Sì. E che avevano seguito pure, che non so se è vero o non è vero, il dottore Falcone era stato ricevuto in Israele come un capo di Stato e loro mi volevano fare credere che era di servizi del Pustad. Ma loro, gli arabi che erano contro Israele, vedevano sempre nemici in giro. Io non ci credevo perché lo conoscevo come magistrato e lo rispettavo come magistrato. Allora, questa è stata la prima, diciamo, il primo contatto che lei crea fra suo cugino Gioè e appartenente ai servizi segreti, ho capito, libici? Sì, questa è stata la prima. La seconda, va bene, che è stata anche prima, che l'ho messo a corrente, perché l'unica persona che ci avevo fiducia, i miei fratelli mi sembra che erano arrestati, non c'erano, l'ho messo a corrente che io avevo fatto una lettera a Ignazio Salvo dicendoci che ci mandavo persone che potesse mettere a disposizione, farle mettere in contatto con Reina, per vedere di salvare tutta questa gente che erano state condannate, tutte patrie famiglie rovinate, che potevano fare andare il processo bene di Cosa Nostra, più di uno ce n'era mi sembra, e poter dare una mano. Quello che mi chiedeva Reina mentre io ero ancora nel carcere, anzi non ero libera, quando già aveva cominciato a parlare Buscetta nell'84, ero libero per vedere se poter agevolare il processo, il primo processo, siccome uno parlare così, ma io devo andare indietro, che nel 76-75 avevo fatto uscire a suo cognato Lucchino del carcere, veramente uscito. Suo cognato Lucchino Bagarella intende? Bagarella, sì, nel 76, ma prima del 76 la moglie di Reina l'avevo fatta assolvere perché era proposta per il confine, va bene? Scusi, lei che potere aveva, cioè a quel tempo che contatti aveva per poter arrivare a questi risultati? Avevo buoni rapporti sia con generale e sia con tanti anche, da un rapporto all'altro nasce in questo modo, ma più che altro forse ognuno pensa che facevo la cortesia a loro, siccome io avevo l'esperienza che quando volevano mandare al confine o hanno mandato al confine la sorella di Ligio, ci ho visto decidere che ammazzavano a Scaglione perché davano la colpa a Scaglione. Non volevo che succedesse uguale per la fidanzata di Reina, perciò la cortesia quasi la facevo a chi giustamente esercitava la giustizia e nello stesso tempo la facevo a Cosa Nostra, perché sapendo chi erano i corleonesi che ne andavano per le spicce e pensavano sempre di ammazzare, mentre io le dicevo che si può anche aggiustare. Cioè Reina mi conosceva, che io avevo, non ci facevo sapere da dove mi venivano, perché non ci potevo dire che l'amicizia che avevo con Santo Vito, oppure che anche con il trapanese Michele che avevo conosciuto, e i Salvo erano di casa, non ci potevo fare sapere queste cose perché sapevo a cafoneria che avevano nella mente il Reina e compagni. Quindi questo, lei aveva questi contatti con Miceli, con Santo Vito, con i Salvo, ma non li, diciamo, non li pubblicizzava? No, no, assolutamente, non si poteva anche. Però sapevano che io me la sbrigavo, perché una mente così chiusa come erano, va bene, di violenza, appena io non potevo fare, se sapevo che non avevano fatto nulla, ci finiva come a Lima, come ci ha finito poi a tanti. Sì, chiarissimo. Quindi scusi, per tornare al punto, lei dice, lei scrive una lettera e mette in contatto, scrive una lettera a Ignazio Salvo?
No, non è, questa è quasi alla fine. Da me vengono persone a Londra. Sì. Devo raccontare, ma è tutto da all'inizio, come nasce questa lettera. No, no, io vorrei che questo sinteticamente lei spiegasse che cosa scrisse a Ignazio Salvo e quali sono le persone che lei, diciamo, ha messo in contatto con quali, e con quali finalità, ma in modo abbastanza, diciamo, sintetico. Da me mi sembra che era 88-89, dopo 30 anni non posso mi ricordare con precisione, però siamo là, mesi più, mesi meno. Un giorno mi trovavo affussato, mi sembra, in quel periodo, Guaymur era più vicino a Londra. E un giorno mi viene un capoguardia e mi dice: Francesco, mi chiamavano di nome Francesco, ci sono tre amici tuoi che ti vogliono parlare. Non mi ha fatto impressione perché mi venivano a trovare, perché la mia Inghilterra non è come in Italia, che deve avere stato di famiglia, deve essere familiare per andare in carcere. Là possono venire pure amici a trovarti, non solo questi che adesso vado a spiegare, ma anche amici comuni mi venivano a me a trovare, persone che avevo conosciuto a Londra, persone bene. E allora ci sono tre amici che d'interno stesso vado negli uffici dove era, che erano le stanze dove si faceva colloquio con la famiglia, c'erano due o tre stanze, e trovo queste tre persone. Entro, le guardo, non conoscevo nessuno dei tre. E allora dico, mi hanno detto che avevo tre amici, ma non vi conosco, ma prima ho chiesto perché guardandolo non mi sembravano italiani, anche che erano vestite eleganti. Ho detto, speak English, italiano? Dice, no, ci può parlare italiano, uno solo c'è che parla inglese. E allora dico, ma non vi conosco, quella ero restio, perché siccome le viste ne ho avuto tante nella vita, e restio un po' a guardarle. Allora uno di questi che poi si presenta, che mi dice che si chiamasse Giovanni, mi tira da parte e mi porta i saluti di uno che io conoscevo, Mario, che l'avevo frequentato a Roma tramite il generale Santovito, era un militare no carabiniere, militare proprio all'esercito, e dice, sai, ti porti i saluti di Mario, ci ho parlato, sapevo che veniva qua, dice, me lo saluti e tutto, dice, ma io mi ricordo di lei prima di te, anzi, dice, possiamo darci del tu, visto che siamo giovani, che lui che era tanto giovane, aveva anni più di me. E dice, dai, diamoci del tu, e se, perché dice, ti vedo restio a parlare, ma vedi che non siamo qua, per noi non ci interessa, o fate collaborare, o di qua o di là, io vengo di qua per un altro motivo. Dai. E mi ha presentato, siamo avvicinati, mi ha presentato l'altro due, di uno non ho capito il nome, non so se nemmeno se me l'ha detto, aveva una voce ragua, profonda, e mentre c'era un altro che mi ha salutato in inglese, cioè, però parlo un po' italiano perché io ho lavorato in Italia, e io ci ho detto, fate il stesso lavoro tutti e tre, visto che Giovanni mi dice il lavoro che faceva, che erano i servizi, come Mario. E l'inglese mi dice così così, non è proprio, cioè, lavora all'OMOF, OMOF è il Ministero dell'Interno, rappresenta. E così mi ha parlato di tutta una situazione e in sintesi volevano cercare un contatto giusto a Palermo, perché dovevano fare delle azioni e sapevano che a Palermo centimetro, per non dire
metro per metro, io lo definirei centimetro per centimetro controllato di Cosa Nostra ai tempi. E certo, se la gente adesso va a guardare, dice, ma è possibile che c'è stato questo? No, Cosa Nostra guardava, conosceva la Sicilia metro per metro e veniva controllata. E qualsiasi cosa potevano fare, qualcuno ne pagavano le conseguenze se non era autorizzato di Cosa Nostra. Loro dovevano fare degli attentati, dovevano discriminare qualcuno, dovevano metterlo sotto pressione, non so che cosa dovevano fare. Poi lui mi ha spiegato, ma non mi parlava di fare attentati a Falcone oppure altri, mi parlava che dovevano cercare, perché la situazione si stava capovolgendo a Palermo o in Sicilia, perché ci poteva essere conseguenze gravi per tutti. Comunque, abbiamo parlato tante cose, poi ci ho detto mettete in contatto, dice no, noi sappiamo che tu c'hai buon rapporto per il contatto e che tua reina l'ha tenuto pure a casa, latitante. Dice sì, però il rapporto non è che io sono qui dentro, comunque mi tengo pure in me un po'. Dice, fate sentire a Giovanni, fate sentire fra qualche settimana e ti so dire, il tempo, dammi il tempo. E così. Quindi, scusi Di Carlo, il contatto che questi tre avevano cercato era in relazione a quello che riguardava il contatto che loro cercavano con Cosa Nostra, era finalizzato esattamente a che cosa? Cioè, su che cosa dovevano intervenire? Qual era il problema che avevano posto? Perché volevano fermare il dottore Falcone, volevano fermare tutti questi che aveva vicino, voleva fermare perché avevano preoccupazione, perché mi hanno elencato, io di là che sapevo, mi hanno elencato, sta facendo fare alla Procura Nazionale, questo era quello che ci... Procura Nazionale, e i politici e tutti tremano, stava cercando di fare... centralizzare, che era la DIA, poi si è messo giovani funzionari vicino e il capo della polizia non sa più nulla di niente, cosa combinano, perché tutti si rivolgevano a Falcone. Scusi se chiamo Falcone, il dottore Falcone, va bene, diamoci il e c'era tutto questo, adesso non mi ricordo tutte le parole, va bene, per Cosa Nostra sarà la fine, dice, a peggio di Mussolini, peggio di qualsiasi cosa, perciò ce lo facciamo anche per loro, noi vogliamo avere spalle coperte che non ci succede niente se facciamo qualche azione. Cioè, prima l'avevamo, e io capisco di chi parlava, prima l'avevamo qualcuno importante, ma adesso non c'è più, e come fare? Ho detto, posso farvi arrivare, però non ci interessa far restare noi le persone, non ci interessa niente, ci interessa questo. E allora scrivo io, l'unico perché sapevo che ci poteva arrivare Ignazio Salvo, è l'unica persona molto preparata politicamente e anche giuridicamente, Ignazio Salvo, eravamo buoni amici e sapevamo i segreti che avevo io con Nino Salvo, che nemmeno lo sapevano Cosa Nostra, perché adesso parlando di Salvo l'hanno fatto diventare come due criminali qualsiasi. Se andiamo chi erano i Salvo negli anni 60 e 70, la Sicilia politica l'adorava o tremavano quando si avvicinavano i Salvo, perché i Salvo erano massoni e ricchi e avevano tutto ed erano Cosa Nostra. E allora faccio un bigliettino, li faccio arrivare a Ignazio Salvo, che in quel periodo stava a Roma, era uscito, e dicendoci, sente, dice che sa a Reina che può avere una mano, siccome Reina mi aveva fatto sapere se potevo dare sempre una mano, se ci potevo indicare amici che il tribunale o qua e là per vedere di aggiustare qualcosa, e ci avevo fatto sapere che non, i tempi erano cambiati, cioè, dacci una mano tu in questo modo. Ho capito. Scusi, la lettera la indirizza e la fa recapitare a Ignazio Salvo attraverso quale canale?
Signor Procuratore, non è via lettera che indirizzo, sembra che è per posta. Faccio venire a uno, non mi ricordo a chi, un parente, ci faccio su un bigliettino piegato, contropiegato, figliarato, così non poteva leggere nessuno, e doveva andare. E una traversa di via Vento, che Lima c'aveva l'ufficio, che io c'ero stato tante volte e sapevo che Ignazio Salvo ci andava, e di dare appuntamento e ci andava di persona, e così ha consegnato. Ok, ha avuto poi il ritorno di questo messaggio, ha saputo poi che esito, se ci sono stati degli incontri, degli sviluppi a seguito di questa sollecitazione? Sì, poi ci ho mandato a chi aveva portato i biglietti e Ignazio Salvo ci ha detto va bene, ci dici. E così, perché ci avevo detto chi ci andava e chi erano e tutto. E quale amicizia erano, che c'era anche un'amicizia con Nino, uno di questi. Nino sarebbe? No, Nino Salvo, con Nino Salvo, che era morto già, altrimenti mi sarei rivolto io solo a Nino, no a Ignazio. Ok. E avendo la risposta, poi ci ho detto a Giovanni, a questo che è rimasto in contatto, che mi telefonava sempre, più che lui mi telefonava all'inglese, e l'inglese mi veniva a trovare, uno dei tre che era venuto, perché sì, non so chi era, anzi a quel punto non sapevo chi era il pezzo, e mi viene a trovare ma non hanno aspettato, come ci avevo detto, 2 settimane, già dopo 3 giorni, allora, comunque dopo 2 settimane ho fatto salire a Giovanni e Giovanni ci ha detto che poteva andare in questo posto, poteva mettersi in contatto con Ignazio e fare del suo meglio e tutto. Comunque questa è stata la partenza. Poi ci ho detto a chi ci possiamo rivolgere, quando dopo Ignazio ci ha detto con mio Nino, con Nino Gioè, che mi telefona sempre, posso avere qualche notizia. E con Nino Gioè lei ha mai parlato di questo incontro con Gioè, ha mai parlato? Di questo incontro abbiamo accennato proprio così, ne hanno parlato, non c'era bisogno di parlarne, perché poi io non c'era bisogno più di Nino Gioè per essere informato, perché l'inglese si era preso l'abitudine che non passava un mese che non mi veniva a trovare, siccome io la potevo cucinare, mangiavamo pure assieme a volte il caffè, ci prendevamo, che io avevo possibilità di farmi il caffè italiano, e mi veniva a trovare e sapevo un po', e poi abbiamo cominciato a parlare di quello che andava a succedere a Palermo, perché subito dopo è successo il fatto della Daura. Sì. Poi succedeva qualche altra cosa, dopo della Daura è successo che hanno ammazzato i due poliziotti, uno con la moglie, poverino, non mi ricordo in questo momento come si chiamasse. Quindi l'agente Agostino e la moglie? Sì, ecco, Agostino, con quella signora che poverina era incinta pure. Mi scusi che bevo un po' d'acqua, mi scusi. E conversando mi diceva, e lui rimaneva pure un po' sbalordito perché non pensava che le cose si andavano mettendo così. E questi sono i disegni, fino a quel punto. Ha detto che c'era un terzo passaggio? Ma c'è, no, un terzo passaggio, diciamo che ci ho consigliato quando Nino Gioè mi dice che aveva contatti con uno che era stato in carcere con lui, mi diceva che aveva contatti con persone un po', diciamo, alti in grado, come gradi nei carabinieri, che poteva dare una mano, poteva consigliare, poteva fare qualcosa per i carcerati.
Dice, tu che ne pensi? Ci ho detto, non lo so, per lui essere in carcere, non lo so di che cosa si trattava. Dice, no, c'ha buone amicizie, c'ha buone qua e là. E mi parlava di questo Berlini, come si chiamasse, Berlini. Ma non ha avuto mai niente da parlare, perché non lo conoscevo, non sapendo, non ho voluto mai parlare di niente. Consigliarci, ho detto sempre di stare attento. Senta, in che periodo le parla di questo Bellini? Tra il 91 e il 92. Tra il 91 e il 92? Non mi ricordo preciso, ma sono in quei mesi. Senta, il tutto avviene sempre mentre lei è in carcere, quindi attraverso via telefono, dico, Gioia non è mai venuta a trovarla in carcere? Posizione, no, Presidente, no. Non ha mai parlato di telefono. Sì, come ha detto che ci andava in carcere e si sono presi pure il caffè, non ha mai parlato. Allora, non ha capito, Gioè in carcere. Allora no, chiariamo questo punto prima di fare la domanda. Sono andati a prendere il caffè in carcere, non sono Gioè, non ha parlato di Gioè in carcere. No, io ho capito Gioè. Io a dire la verità avevo pure capito contatti telefonici, ma facciamolo chiarire al Di Carlo. Lei con Gioè aveva contatti telefonici o di persona? No, signor Presidente, hanno capito male, non so se era l'avvocato. Capito benissimo, forse qualcuno ha capito male, ma non perché lei si è espresso male. Si è capito benissimo. No, cioè facciamolo chiarire, pubblico ministero. Cioè, di fronte a eccezioni così, però rimango basito. Ecco, scusate. Pubblico ministero, sì, l'avvocato sta facendo... una domanda, perché non è possibile, perché... sta svolgendo il suo ruolo. Facciamo chiarire al Di Carlo, per chiarezza... di comprensione da parte di tutti. Prego signor sì. Presidente, solo per telefono con Gioè avevamo, sì. quando ho detto il caffè era l'inglese, uno dei tre, se ricordate all'inizio ho detto che erano 23 persone, okay. Uno era inglese, questo inglese poteva entrare e uscire dal carcere come voleva. Ho capito. Bene, posto questo chiarimento, possiamo riformulare la domanda negli stessi termini prima esposti. Quindi il riferimento a Gioè e quindi anche il riferimento fattole da Gioè a Bellini, insomma, lo ha già confermato, avviene per telefono. E questo sì, adesso sì. lo abbiamo chiarito. Mi scusi, per capire, il suo rapporto di parentela con Gioè, qual era? Esattamente Gioè come le veniva parente, attraverso quale contatto, quale collegamento parentale? Anagraficamente nulla, non c'è parentela, c'era il fatto che i genitori, sia di lui sia di me, avevano una zia in comune, nel senso che Gioè padre era nipote del marito e la moglie era zia di mia mamma, perciò i genitori si chiamavano cugini, perché giocando nelle zie, vedendo che erano zie, per loro erano cugini i bambini. E sono cresciute così e hanno lasciato questa forma che noi ci diciamo pure cugini, seconda generazione, terza generazione, ma anagraficamente non eravamo cugini, avevamo due zii che erano sposate, uno era ramo Gioè e uno ramo dalla parte di mia mamma. Non eravamo cugini, però ci chiamavamo cugini. Senta, lei prima ha fatto riferimento alla Daura. Della Daura e di quello che accade alla Daura nell'89, lei ha fatto menzione con questi tre personaggi o con uno di questi tre personaggi di cui ha parlato, l'italiano e l'inglese e l'altro che poi di cui non sapeva il nome? Non erano, quando abbiamo parlato a Davora già erano venuti prima.
Sì. Poi veniva solo l'inglese. Solo l'inglese. Mettiamo, sì, solo l'inglese, perché quello non c'era bisogno più che venissero o meno, perché avevo dato la risposta da me da un po' di mesi già. Va bene. Ma l'inglese mi veniva sempre a trovare, che, dico che prendevamo caffè oppure a volte orario di mangiare, facevo mangiare perché io cucinavo bene e per l'inglese magari era ottimo, visto che loro hanno un modo di cucina particolare. Comunque, e conversavamo di quello che stava succedendo, perché sapevamo che stavano cercando di mandare via al dottore Falcone a più presto possibile dall'Italia, come dicevano loro, ci avrà un posto lontano dall'Italia, perché questo rovina l'Italia a modo loro. Io conoscevo il dottore Falcone perché era venuto a interrogarmi qualche anno prima di loro, un anno, no, di meno di un anno, perché prima è venuto il dottore Falcone con il dottore Natole e assieme il procuratore che c'era ai tempi, Gianbanco, e poi erano venute a Ayala con un altro giudice che mi sembra che si chiamasse De Leo, de, non mi ricordo come si chiama, e erano venuti questi. Quando è venuto a Ayala era entrato questo giudice e Ayala, ma c'era un poliziotto con loro che non aveva voluto entrare, e io ci ho detto, siccome là dipendeva anche di me, perché se io rifiutavo di riceverle, ci ho detto ma no, per me, perché sapo, avevo firmato il foglio per i due magistrati, ma per il poliziotto no, non avevo firmato. Ci ho detto ma in caso lo faccio entrare, se no dice, non ha voluto entrare perché ci avevo chiesto, va bene, ci ha voluto rimanere fuori. Dico questo perché poi venga a scoprire in seguito che uno dei tre era questo che era venuto con il dottor Ayala e il dottore De Leo, non mi ricordo se si chiamasse De Leo, comunque era il giudice istruttore a Palermo, l'ultimo, uno degli ultimi giudici istruttori a Palermo. Di Lello. E... Di Lello. Eh? Dottor Di Lello. Di Lello, ecco. No, siccome dice, mi ricordavo Di Leo perché era venuto pure Di Leo quando era alla DIA. Mm-hmm. Mentre invece lei parla, questo poliziotto che lei in quel momento non conosce e che poi ha detto... Non conosco, l'ho conosciuto tramite poi che è spuntato nel giornale, ma dopo tanto tempo, perché quando era venuto non avevo nemmeno capito chi era, perché quando ci ho detto tutti e tre siete nei servizi e lui ha fatto con la testa così... nel senso a consentire, ma non abbiamo parlato, ho parlato di più con Giovanni, visto che c'era una conoscenza e che lui mi conosceva, che io avevo partecipato con Nino Salvo e con altri in una riunione che c'era stata vicino a Roma, che avevo accompagnato Nino Salvo e un altro siciliano, sì, di Palermo. Questo era avvenuto anni prima, in sé quando... Anni prima, quando io, non so se era 1980, ancora non si era scoperta la lista dell'AP2, non si erano scoperte tante cose. Quelle sono altre cose, intenzione che erano. Senta, ma questo poliziotto, lei ha capito chi fosse, l'ha identificato poi attraverso i giornali? Io mi scrivevo con lei, perché queste quando sono salite sono andate anche a interrogare nei carceri inglesi altre due persone che non erano Cosa Nostra, palermitane, e con quello mi scrivevo ogni tanto e mi hanno detto, sai, dice, siccome uno di questi specialmente era siciliano, però mi sembra che era andato a un anno di età, i genitori erano emigrati in Inghilterra, parlava di più siciliano stretto che inglese, comunque che più siciliano stretto proprio che italiano, però parlava bene inglese. Avevo studiato là e mi ha fatto una lettera, dice, sai, sono venuto due giudici e un chef di polizia, un capo di polizia. Ci ho detto no, da me non è entrato, non sapevo.
Poi è venuto questo, ma ne cazzò chi era e se era quello che era venuto con il dottor Ayala, perché era rimasto fuori. Dopo che erano venuto con questo Giovanni c'è là, non so che cosa ha combinato questo poliziotto a Palermo, ha sparato a due rapinatori, uno l'ha ucciso e uno era ferito, e ha affacciato nei giornali. E ho visto la fotografia, ho detto, ma questo è quello che è venuto con Giovanni. Però non è, per essere più sicuro, ritaglio la fotografia, perché a me mi arrivava sia il giornale di Sicilia, che ero abbonato io, e sia che l'Inghilterra hanno l'abitudine, si hanno carcerate essa comunità, essa del paese, fanno arrivare un giornale per poter leggere, e loro mi passavano i giornali, il Corriere, e c'avevo tutti e due i giornali. Nel giornale Sicilia c'era la foto di questo poliziotto, di questa persona che era venuta, e questo era venuto a Palermo, era. Però un ritaglio e la mando a chi mi aveva scritto che era andato uno chef di polizia, un capo di polizia per loro, chef lo chiama, e mi risponde, dice sì, lui era. Ho detto, allora era questo che era venuto con i magistrati e non avevo voluto entrare, perché aveva intenzione di ritornare da me, perché anche i magistrati dice, come mai in quei due, che erano due, come si suol dire in siciliano, due pisci di cannuzza, come si suol dire, due da niente, che non erano cosa nostra, ha entrato, e la Di Carlo non entra, che erano venute per me di più. Poi ho cominciato a capire tutta questa situazione, comunque eccetera eccetera, va tutta la situazione avanti. Adesso conosciamo di più chi era il dottore La Barbera e di quello che mi aveva combinato a me, ma di più che lui penso che era questo Giovanni, il vero potere a Roma che aveva, non so con chi si contattava, perché era felice quando si è venuto a prendere la risposta che poteva contattare Ignazio Salvo, e di là si potevano fare quello che volevano. Quindi Di Carlo, scusi, lei l'ha visto due volte, se non abbiamo capito male. Una, sì, allorché venne con questo magistrato che lei ritiene possa essere di Leo o di Lello, e l'altra quando vennero i tre insieme. Non con era uno dei tre, Barbera. Diciamo, i tre non c'entrano né con i magistrati, solo in La sì. Barbera c'entra quando viene Di Lello con Ayala, sì, in quel caso ha voluto rimanere fuori. Perfetto. Poi vengono, ma poi alla Barbera non lo vedo più, lo vengo a scoprire che era La Barbera quando è stato. Ma dopo i rapporti ce l'ho solo con l'inglese, mi portava notizie di Giovanni. Sì, però mi scusi, chiamiamo perché Giovanni, no? Abbia pazienza, perché con la videoconferenza seguire poi può diventare difficile, quindi lei lo vede, allora per riassumere, lo vede due volte. Una, lei procuratore, lei mi conosce che lo voglio sempre essere di presenza, dietro un paravento, ma di presenza, perché alla voce va e viene, uno si distrae. Sì, sì, e difatti, però alla fine dobbiamo mettere un punto su questa storia. Cioè, abbiamo capito, sicuramente lei lo vede e non entra, ha detto, quando viene il magistrato e rimane fuori. La seconda, sì, volta, io, la seconda volta qual è? Io non lo vedo, non so chi c'è, ero disposto a farlo entrare, perché potevo chiamare, c'era la guardia fuori, le dicevo, fa entrare che fuori c'è un poliziotto. Mentre mi ha detto, dice, no, non ha voluto entrare lui, va bene. Okay. Ma non l'ho visto, la prima volta che lo vedo è quando io vado nell'ufficio, diciamo, e trovo tutti e tre seduti e che mi dicono che c'erano tre amici miei. Ok, e quindi? Ma non so chi era questo, il terzo,
so che è italiano perché un po' ha parlato così con una voce profonda, ma non ci ho parlato niente, lui ascoltava tutte. Perfetto. Senta, prima le avevo fatto una domanda, e cioè se, che è rimasta al momento senza risposta, e cioè se parlate, se con questo soggetto che parlava inglese, avete mai affrontato la vicenda della Daura, se avete mai commentato l'attentato alla Daura, quando l'attentato alla Daura diventa pubblico e quindi se ne conosce attraverso i giornali la dinamica. Sì, io trovavo il giornale, seguivo, e poi pure qualche telefonata. Io, a parte di esserci il telefono con il gettone, io ero sempre seduto nella scrivania del direttore, c'era il telefono che potevo comunicare fuori, così l'unico io potevo avere anche questo ampio, anche perché vedevano che l'inglese mi veniva a trovare sempre, era un pezzo grosso dal ministero. E abbiamo parlato sia della Daura, ma parlare non significa di poter chiarire cose, cioè, hanno cominciato, va bene, però hanno cominciato, mi dice, sì. A volere, sì, perché ci ho detto, ma lo volevano fare saltare in aria, cioè no, c'è stato un avviso, almeno quello diceva lui, poi se non lo so se era vero o meno. Ma alla costa poi abbiamo parlato quando hanno cominciato con i famose lettere del Colvo, tutte queste carte che parlavano contro il dottore Falcone, il dottore Di Gennaro e tutti quanto erano, e si confabulava così. Ma poi lui ci è rimasto un po' perché sempre inglese era, non era di quella mentalità, come si suol dire, di devo usare la parola perché anche nelle forze dell'ordine ci può essere mentalità criminale nei servizi o meno, e non era di questo. Quando ha sentito che avevano ammazzato il primo poliziotto e poi l'altro, dice senza volere mi fa, ah no, dice, se cominciano così, ci ho detto perché, che fanno come... Io parlavo di Cosa Nostra, nel senso, senza parlare, senza accennare di niente, ci facevano come qualcuno in Cosa Nostra che prima usava e poi l'ammazzavano. E dice no, però se fanno così, dice, non so dove finiscono. Questa è la conversazione, ma senza chiarire i punti proprio. E di là non ho più notizie io di Giovanni. Quando sono state confermate le condanne all'appello, che non avevano fatto niente, non c'ho più notizie. Quando mi sembra che ammazzano a Ignazio Salvo, non c'ho notizie più, perché poi comincia qualcuno a parlare della strage di Capaci, ci sono arresti e cose, non ho più notizie, non c'è più rapporto. E poi non mi telefono più con mio cugino Nino, e poi so che l'arrestano, poi leggo nei giornali che era stato trovato impiccato. Ecco, su questa, prima di affrontare il discorso su Gelle, volevo chiedere questo: i rapporti li ha creati, diciamo, questi rapporti con i servizi segreti, tra Gioia e i servizi segreti, lei li ha saputi tramite Gioia, li ha conosciuti tramite le dichiarazioni di Gioia, tramite le confidenze di Gioia? Anfino nel 92, all'inizio del sì, 92, così di notizie di... Lei è a conoscenza di altri uomini d'onore che avevano rapporti con appartenenti ai servizi? Altri uomini d'onore nel passato l'avevano avuto i Madonia.
a tempo del 1900, che era fine anno mi sembra, i Madonia, intende i Madonia di Resultane, Madonia Pellegritani? Sì, altrimenti l'avrei, se era l'altro l'avrei specificato, conoscevo sia, sia il padre di Piddo Madonia sia Piddo Madonia. No, questo è il risultato, Ciccio Madonia, va bene, per le bombe che hanno messo nei, nei tempi, ma questo era un altro fattore, ai tempi volevano creare tensione per fare il colpo di Stato perché avevano questa intenzione, va bene. Scusi, questa cosa lei l'ha saputa come? Ma avevo 10 anni che ero Cosa Nostra, ero il perno di tutto e di sapere. Cioè il collegamento fra Madonia e il golpe? I Madonia erano i amici più intimi che avevano i Colleonesi a Palermo, a parte me, a parte Pippo Gambino, Resultane, erano... Io, Pippo Gambino, uno dei Madonia, dove si spostava, Totò Riina, sapevamo. Se cambiava casa, dove era, ma altri non sapevano mai, eravamo i tre per 10 anni a sapere, a parte che quando era a casa mia, infatti veniva solo Pippo Gambino, degnuso, sia uno dei Madonia, ma altri mai nessuno. Ogni volta che si spostava eravamo sempre i tre a sapere dove era Totuccio. Facciamo una piccola sospensione al pubblico ministero. Prego. Potete avvicinarvi un attimo soltanto senza disporre il distacco del collegamento.